Vincenzo Ercolino e la sua passione per la pittura, Kaya, l'arte dei colori e delle emozioni attraverso i quadri realizzati da un irpino doc che ha riportato su tela la sua vita, i suoi ricordi, i suoi affetti. Dal ritratto del suo indimenticato papà, Luigi, alla sorella Giuseppina venuta a mancare a causa del Covid. Una vera e propria passione, quella per l'arte della pittura, nata dopo aver avuto l'occasione di conoscere il maestro Carlo Alleva. Io, innamorato di questa quest'arte, lo andavo a cercare, quindi andavo al suo laboratorio a via Carlo del Bazzo, di fronte alla villa comunale. Lui aveva la sua bottega dove si ritirava per eseguire le cornici, le tele e quindi anche dipingere. Dal suo primo quadro, realizzato a soli 20 anni, ad oggi, Vincenzo Ercolino continua a portare avanti il suo amore per l'arte. Le sue tele raccontano di paesaggi, scenari di vita contadina, natura morta, autoritratti, insomma il suo vissuto. La pandemia mi ha costretto di stare dentro, quindi chiusi come tutti, e nel non poter fare nulla ho ritrovato veramente la mano a buttare giù sulla tela quadri che poi li stiamo girando, stiamo vedendo, e quindi questa è la passione del vecchietto in pensione. Una passione che ha rispolverato durante la solitudine delle sue giornate per il lockdown. Oggi, da nonno pittore, continua a coltivare la sua passione, la sua creatività, realizzando quadri anche per chi glieli chiede. Me la riordina, io glieli faccio tranquillamente perché, ripeto, ho acquistato quella mano di poter realizzare su tela con colori acrilici, non olio. Con colori acrilici sono quelli che mi danno la possibilità di poter eseguire con la mia solita fretta, cavallo del West. Nel suo laboratorio galleria, immerso tra quadri, tele e colori acrilici, dà vita dunque alle sue emozioni, dando libertà alla sua creatività.